Il film si svolge in Francia nel 1941. Joseph, il narratore, ha 10 anni all'inizio della storia. È un piccolo parigino piuttosto felice che vive nel 18 grado arrondissement di Parigi, l'ultimo di una famiglia di 7 figli, nell'ordine: Madeleine, Henri, Albert, Rosette, Esther, Maurice e Joseph. È molto vicino a suo fratello maggiore Maurice, 2 anni più grande di lui. Frequentano la scuola Ferdinand Flocon. Ma i tedeschi occupano Parigi e vengono a imporre l'uso della stella gialla 4. Percependo il peggio, i genitori di Joseph organizzano la fuga della famiglia verso la zona franca. Maurice e Joseph partono così da soli un giorno, inizio 1942, per raggiungere Albert e Henri a Mentone. Il loro attraversamento della linea di demarcazione a Agetmau 5 è andato senza intoppi. Maurice è arrivato al punto di far attraversare la linea a un gruppo durante la notte, guadagnando così 20.000 franchi. Dopo una lunga e pericolosa strada e un passaggio attraverso Marsiglia 6, incontrano i loro fratelli maggiori a Mentone. 4 mesi dopo, i loro genitori sono stati arrestati a Pau, internati nello stadio della città, che era annesso al campo dei Gurs 7, e poi liberati grazie all'intervento di Henri. I 4 fratelli si sono poi uniti ai loro genitori arrivati a Nizza. Tornarono alla scuola cittadina nel settembre 1942, dove trascorsero un intero anno scolastico. Seguirono l'avanzata degli alleati che sbarcarono in Nord Africa nel novembre 1942 e poi in Sicilia nel luglio 1943. Appena arrivati a Nizza, Maurice e Joseph diventano amici dei soldati italiani 4 e compiono con loro alcuni traffici. Gli italiani hanno poi condotto una politica diversa da quella dei tedeschi e dei francesi: nessun arresto di ebrei nella zona occupata. Ma la tregua durò poco per la famiglia Joffo. L'8 settembre 1943 il maresciallo Pietro Badoglio firmò la resa italiana mentre l'Italia meridionale continuava la guerra dalla parte degli alleati. La zona di occupazione italiana è invasa dai tedeschi, già presenti nella zona franca dal novembre 1942. La famiglia Joffo ha dovuto disperdersi di nuovo. Maurice e Joseph vengono mandati a nascondersi in un campo giovanile, Moisson Nouvelle, a Golfe Juan. Ma passando per Nizza, vengono arrestati e portati alla Gestapo presso l'hotel Excelsior. I 2 fratelli negano di essere ebrei e la Gestapo alla fine libera Maurice per poter riportare i certificati di battesimo cattolici. Il parroco della Buffa, Elise Saint-Pierre d'Arene 8, rue de la Buffa a Nizza, glieli fornisce e interviene per ottenere la liberazione dei 2 ragazzi, sostenuto da Monsignor Paul Raymond, arcivescovo di Nizza. Liberi, tornano a Moisson Nouvelle ma devono fuggire di nuovo rapidamente. I loro genitori sono rimasti nascosti a Nizza, quando il padre viene arrestato, fine settembre o inizio ottobre 1943, e portato all'hotel Excelsior. Maurice e Joseph, appena scampati alle grinfie della Gestapo, rischiano di essere nuovamente arrestati. All'inizio di ottobre 9 sono andati a casa della sorella ad Ainay-le-Vieille, nella Kerr. Poi da Albert, Henri e dalla madre 10 ad Aix-les-Bains in Savoia 11. Da lì, Maurice e Joseph si nascondono in un villaggio, R, un'allusione alla città di Rumilly dove Lunga Joffo soggiornò durante la guerra 12. Maurice lavora lì all'Hotel des Commerces e Joseph viene assunto come corriere e viene ospitato fino alla liberazione da un libraio petainista che non sa che Joseph è ebreo. L'8 luglio 19.444, l'ora della resa dei conti suonò nel villaggio. Giuseppe salva il libraio dichiarando che sapeva di essere ebreo ma non può impedire il suo arresto. Ma quando Parigi viene liberata nell'agosto 1944, lo abbandona per trovare la sua famiglia che alla fine torna nella capitale. Joseph prende il treno per Parigi mentre il fratello più intelligente Maurice usa la trazione del suo capo. La storia si conclude con il ritorno di Joseph nel suo quartiere parigino. Lì trova la madre e i fratelli, ma non il padre, che non tornerà dalla sua deportazione al campo di Auschwitz.